I collegamenti con l'amico Ugo sono spesso disturbati, infatti ci siamo sentiti qualche volta e ogni volta abbiamo lo stesso problema di connessione, ma anche stavolta abbiamo deciso di proporre il video. Ci sono anche in questo caso dei toni un po' accesi da parte mia in qualche passaggio, ma ripeto, la cosa più importante è questa connessione appunto disturbata, ma anche se disturbata ritengo che i concetti espressi risulteranno sufficientemente chiari, anzi penso abbondantemente chiari. Scusate ancora per appunto la connessione disturbata, ma vi invito a seguire questo, a vedere questo video perché magari ci può essere qualche spunto di importante riflessione. Grazie ancora e alla prossima. Stavo leggiucchiando qualcosa. Tutto Anche io ogni tanto mi trovo a a leggere posto. qua e là, poi ho visto anche dei video ultimamente interessanti su cui magari si può fare qualche commento su un sito di accademici o su posti vari, ecco. Ma allora tu hai il Non so vizietto, se scusa. cosa? Tu hai il vizietto, mi vuoi coinvolgere in queste cose che a me, francamente. Non resisto, ci devo mettere sempre il mio zampino, il mio commento su certe cose, perché diciamo così, a volte trovo molte cose su cui non mi trovo d'accordo e allora credo che chiosare ogni tanto faccia bene a tutti. Ho sentito diciamo, Ma questo video guarda. parla diciamo così, del fatto che secondo a questi diciamo, accademici bisognerebbe accettare dei compromessi dal Movimento 5 Stelle o come dire, dai partiti di turno per poter avere quel contentino, semmai ce ne fosse uno, io mi chiedo quale. Per cui io in questo caso non mi trovo molto d'accordo. Quindi volevo sapere tu se tu avevi visto questo video di questi accademici, che è, diciamo, è un video con molta vitalità, gente molto vitale, con molte torri. E sì che ce ne sarebbe bisogno di torri da vedere un po' lontano. E quindi proviamo a guardare un po'. Vediamo se riusciamo a vedere oltre l'orizzonte qualche cosa che magari non ci è stato detto in questo video. Lascio a te la parola perché so che tu ti esprimi molto meglio di me e quindi insomma. E poi oltretutto so che abbiamo i punti di vista 99,99% in comune sulle visioni delle cose, quindi credo che ti lascerò quasi tutto lo spazio perché diciamo che con la favela te la cavi molto meglio e insomma, a te la parola. Guarda, io non frequento mondi accademici, sono stato, tra virgolette, costretto ai tempi dell'università, ma poi non è il mio mondo. Io frequento molto di più la gente semplice, quella
quella che dice le cose in maniera appunto semplice e trasparente. Io sono nato in quel tipo di mondo, il mondo in cui si usa una certa franchezza, che non significa comunque né sfacciataggine né offendere le persone, ci mancherebbe altro. Assolutamente Non no. ho ben capito, non ho ben capito però a cosa ti riferisci. Mi hai detto con Movimento 5 Stelle, Ma altro, sì, ma non riesco ad afferrare bene il. guarda, io ho visto questo video di qualche giorno fa in cui si diceva che bisogna andare a votare. Io non sono d'accordo perché allo stato, diciamo così, qui siamo, penso che la cosa migliore è l'astensione dal voto, in quanto che nessun partito che c'è adesso nell'orizzonte politico mi rappresenta. Anzi, non è che non mi rappresenta, non fa i miei interessi, anzi rema contro. Quindi non il mio interesse, ma il mio disinteresse. È il mio, come dire, mi va contro me e contro il popolo. A quel punto lì io credo che l'unica battaglia, Ah, l'unica cosa ho da capito, fare, l'unica... scusa. Sì, dimmi. Dimmi. No, ho capito, si tratta della teoria scegliamo il male minore, se non sbaglio, Sì, sembra così, ma io vorrei capire qual è il male minore, no? perché Mi io non ci senti? vedo, no, non vedo neanche il male No, era minore. solo una domanda, poi volevo. Sì. No, ma Pronto? volevo argomentare. Io Sì. ti ho chiesto solo se era Sì, se era ho questo il capito. caso, cioè qualcuno che dice tutto sommato, insomma. O Sì. ci mangiamo sta minestra o ci buttiamo dalla finestra. Visto che il Esatto. ventaglio di possibilità di scelta è quello che è, noi scegliamo il male minore. Noi scegliamo il male minore. Esatto. Beh, insomma, qua mi pare che a scegliere mali minori non ce ne siano. Perché? Perché si presentano alle elezioni solo coloro che qualcuno ha deciso che si presentino. Per cui comunque scegli, voglio dire, scegli mali. Esatto. C'è. Fa meno male, non che faccia bene. Perché anche quando noi parliamo di Berlusconi, diciamo che è quello che tutto sommato può aver fatto su determinate cose meno male degli altri, non che abbia fatto bene. Quindi Certo. cominciamo a parlare chiaramente. Mi pare che anche Salvini, ma non voglio approfondire questa cosettina, sul quale io non avevo assolutamente dubbi, fa parte comunque del sistema, ma ha dato conferma proprio in questi giorni Esatto, con la visita. di quanto sto dicendo. Quindi dall'orizzonte non c'è niente. Movimento 5 Stelle, parliamo del Movimento 5 Stelle. Io credo dal 2010 cominciai a dire, ci sono i video che lo testimoniano, del potere che serviva a pigliare delle pecorelle che stavano tentando di uscire dal recinto per portarle in un altro recinto, tenerle là Esatto. per ferme, bloccate, dandogli illusione di cambiamento, dandogli questi strumenti per bambini che sono in metà e mica metà, per cui se vi divertite un po', facciamo finta o fate finta che fate qualcosa, ma tanto non si va da nessuna parte. Se al tempo altri avessero denunciato questa situazione, probabilmente qualcosa sarebbe cambiato. Mentre invece, siccome a denunciarli erano in pochi e io ero tra questi, il Movimento 5 Stelle ha potuto comunque, come dire. Ah, ecco. Stavo dicendo, siccome invece tanta gente non ha denunciato perché, insomma, non si sa mai, aspettiamo, è troppo presto, ma come troppo presto? Ci sono dei sintomi che sono talmente evidenti, o dei sintomi che già all'inizio erano talmente evidenti che ci voleva poco, poco cervello per capire. Esatto. Ma c'è un altro aspetto, non si ama schierarsi. Sembra che schierarsi sia una cosa, come dire, da condannare, non ci si può schierare, mentre io invece credo che questo è il periodo in cui maggiormente ci dobbiamo schierare. Io mi ricordo al tempo ero tra accademici e continuavo a dire queste cose, avevo fatto già diversi video e c'era qualcuno all'interno di questo mondo di accademici che sosteneva invece il Movimento 5 Stelle essere
un qualcosa di salutare per questo paese. Questo era davanti qualche anno. Poi qualcuno di loro, facendo dei video insieme a me, piano piano, aveva cominciato a convincersi. Oggi sento dire che loro lo dicevano già da vecchio tempo. Questa è una balla. Ma oggi ci ritroviamo, sempre con gli accademici, nella stessa identica situazione. Qualcuno oggi dice: attenzione, c'è all'orizzonte un qualcosa di grosso che riguarda massoneria, mica massoneria. Ah, qualcuno dice che sono fissato con la massoneria. No, è la massoneria che è fissata con noi, è la Esatto. massoneria che è fissata col dominarci, Esatto. sottometterci, schiavizzarsi, eccetera. Non io sono fissato con la massoneria, perché se Certo. non capiamo questo, parliamo di aria fritta. Questi liberi pensatori che pensano, ma che liberi pensatori? Ma che, questa è una realtà durissima. È tutto sotto controllo, è tutto sotto manipolazione, è tutta una schiavitù. Se noi abbiamo il coraggio come schiavi di denunciare il fatto che siamo schiavi totalmente, non c'è un solo Esatto. aspetto della vita nostra che non è dominato. Allora, oggi invece si viene a dire, qualcuno mi ha mandato un'email stamattina, che la cosa migliore sarebbe il compromesso. Ma questo è un sofisma. Vorrei dare la definizione sia di sofisma o di sofista che di compromesso, perché con le parole non bisogna giocare. Esatto. Ci giocano già loro. Io avere altri che giocano con le parole, oltre a questi che ci dominano, sono stanco, sinceramente. Ma attualmente c'è una situazione della cosiddetta controinformazione che è terribile. Poi magari accenderò qualcosa, ma volevo dire, anzi leggere, che significa sofisma, sofisma, o chi è il sofista. Allora, sofista, chi si vale di scusa, sofisma nell'uso corrente, ragionamento capzioso che ha lo scopo di ingannare, raggirare, oppure filosoficamente parlando, proprio il sofisma è argomentazione solo apparente valida, ma in realtà fallace, in quanto fondata su errori formali o ambiguità linguistiche. Esatto. Qualcuno mi ha detto che si facesse un compromesso, qualcuno appunto si augura un compromesso. Io leggo la parola compromesso, perché anche questo, compromesso di che? Su che cosa? Non Esatto. basta dire compromesso, io voglio sapere su Esatto. che cosa. Se qualcuno mi Esatto. dice facciamo un compromesso, Non ma possiamo vediamo la parola parlare. compromesso, che vuol dire? La parola compromesso significa accordo raggiunto. No, aspetta, aspetta, scusa Ugo, ma che sul discorso di concessioni. Quindi, se qualcuno appoggia questo movimento massone, via massoni, lo fa perché gli viene concesso qualcosa. Questo è un compromesso, se no significa abbassare le braghe. Allora, Esatto. e se qualcuno dice facciamo un compromesso, io voglio sapere sulla base di che Esatto. cosa danno in cambio, ma non sto parlando a livello individuale, a livello politico, a Certo. livello di iniziative, che cosa viene fatto? Qua c'è il silenzio assoluto, non c'è un Esatto. minimo di programma, non c'è, che valgono i programmi, naturalmente, non c'è niente. Inoltre, certe persone sono state appoggiate proprio da questo, fra virgolette, mondo della controinformazione per arrivare ad essere dove sono. Almeno questo mondo della controinformazione che ti ha appoggiato, caro signor economista, lo vuoi informare di che stai facendo? Che cosa vuoi portare avanti? Ci si incontra da qualche parte, tu dici: guarda, io ho preso questa decisione per queste ragioni. È un momento di compromesso. Io sarei anche disposto ad andare ad un incontro del genere a sentire quali sono le argomentazioni che vengono portate, roba concreta naturalmente, dopodiché decidere che cosa fare. Certo, se appartiene alla massoneria o a un qualcosa che ha a che fare con la massoneria, io francamente non voglio averci nemmeno a che fare. Però voglio dire, quando qualcuno dice facciamo un compromesso, vorrei sapere che cosa pensano di ottenere, che potere di influenza pensa. Inoltre, e adesso vado avanti, qualcuno mi ha anche scritto stamattina, perché io certi mondi non li frequento più, mi piace molto più la gente semplice, i contadini è molto meglio, vi arrivo da quel mondo, io sono un contadino, non sono un intellettuale, mi diceva,
che insomma ci si lamenta perché non ci uniamo, perché di qua, perché di là, perché non ci uniamo almeno sulla sovranità monetaria, lasciamo stare le altre cose, lasciamo stare le altre cose. Io quando ero in quel mondo di accademici, un giorno sì e uno pure, un giorno sì e uno pure, era un continuare a insultare i cristiani. Parole esatte, Cristianucci, Cristianucci, Esatto. questa è la parola più gettonata, Esatto. chiusi nelle loro gabbie mentali. Ogni tre video ce n'è uno o due che parlano contro la cristianità, contro i cristiani, contro la Chiesa Cattolica. Come si fa? Ma c'è di più, c'è di più. In quel mondo avevo dato il mio contributo pure, e certo, con video o con altre cose. Non mi ero mai permesso, mai, di ostacolare o di influenzare in qualche modo la linea, ammesso che ci sia, editoriale mai fatto. Solo che un giorno mi sveglio e vedo là caricato, caricata la conferenza di un massone e dico: no, ragazzi, no, io non ho mai detto niente. Ma la conferenza di un massone, no, questa non mi sta bene, qua voglio dire la mia. Mi è nato un braccio di ferro, mi è nato un braccio di ferro, arrivato a un certo punto si trovano ancora i commenti, io li ho salvati. Questa Pronto? la risposta è stata: ci teniamo alla conferenza del massone. Ci teniamo alla conferenza del massone e io ho fatto eliminare tutti i miei video dal mondo degli accademici. Quindi, se si vuole veramente unione, non si va a stimolare, a stuzzicare, a denigrare, a infancare, a chiamare Esatto. deficienti, cristianucci, intrappolate nelle vostre menti, eccetera. No, ma questo si faceva e si fa Si fa adesso ancora di più. adesso. È uno dei canali più anticattolici che esista. È Esatto. uno dei canali più anticattolici che esista, ma non è un anticattolicesimo, come dire, argomentato. Esatto. Perché se io l'argomento semplicemente con le battute sui preti, di cui bisognerebbe vergognarsi, perché noi abbiamo avuto quanti preti, suore, massacrati, uccisi, anche nel Risorgimento, per difendere i veri italiani. E Si di questo spara ci nel si dovrebbe mucchio. vergognare. Quanti ne ammazzarono nella rivoluzione russa, durante la rivoluzione russa, in Francia, durante la rivoluzione, in Vandea e ancora oggi? Ma come si permettono? Questo è antistorico, oltre che essere veramente guardabile, condannabile proprio in base ai principi dell'elementare educazione e rispetto. Quindi di cosa parliamo? Di cosa parliamo? È Scusa, ma vero. veramente non. Quindi chi è cattolico cristiano non capisce niente. Poi c'è un'altra cosa che mi è stato detto, che qualcuno ha scritto che questo mondo di accademici semplicemente fornisce studi, come dire, opinioni. Non è assolutamente vero. Perché ogni due per tre si continua a dire: signori, vi diciamo come stanno le cose. Ascoltate, cari amici, perché qua vi diciamo come stanno le cose. Secondo loro, degli altri. Certo. Esiste solo la loro verità, ma poi accusano gli altri che secondo loro qualcuno ha appunto la verità in tasca. Noi abbiamo una verità, che è la verità rivelata. Qualcuno non va bene, ma se non gli va bene, non è che cambia la verità rivelata. Addirittura che se qualcuno si è permesso in certi video di dire: Dio ha fatto le cose sbagliate, si è dimenticato di chiedere a lui. Dio si è dimenticato di chiedere a lui, perché dice: no, qua c'è qualcosa che non va, Dio ha fatto le cose in maniera sbagliata. Beh, E insomma, non mi ha telefonato. più presunzione di questa, Certo. però si taccia gli altri di presunzione. Più presunzione di questa, io non so come si fa ad averne, come si fa ad averne. Capisci in che situazione siamo? Cioè, Esatto. c'è un continuo attacco proprio a quelle istituzioni che sono state portatrici di una grande civiltà, che è la nostra civiltà. Quando qualcuno parla di una società in cui c'è il rispetto, in cui c'è l'aiuto, di quale società sta parlando? Di questa massonica? O di quale società sta parlando? Di Certo. quale società sta parlando? No, perché Elia, Quindi, poi si... voglio dire, Sì. prima di dire tante sciocchezze,
Pronto? L'unione, ma se ti unisci sulla base delle loro idee, quelle idee non Esatto. vanno bene. No, ma Non Elia. fanno per noi, sono idee massoniche, ma non perché qualcuno voglia volontariamente, come dire, appoggiare la massoneria, ma perché non si rende conto, purtroppo, che quelle sono idee massoniche. Esatto. Sono idee massoniche, non se ne rende conto. Certo, no, no, ma oltretutto mi sembra che a volte sento Si dei scaglia discorsi. dicendo un sacco di cose false. No, ma sento dei discorsi filomassonici della serie, anche appoggiando alcuni personaggi che poi, come dire, accettano un dialogo con questi massoni, dell'ultima ora, ecco, tipo Magaldi, che adesso sembra che vada un po' per la maggiore. E poi inoltre, voglio dire, le critiche si possono anche fare a certi personaggi della Chiesa, noi stessi le facciamo, ma no, non è la Chiesa che si critica, la Chiesa di Cristo, ma certi, alcuni elementi che all'interno, come dire, con il loro operare, non, secondo me non sono neanche più nella Chiesa, perché tu quando metti in atto certe iniziative, come dire, fai certi discorsi. Evidentemente stai, come dire, fuori dal seminato di quello che ha detto Gesù Cristo. Allora, se di critiche si vuole, si possono anche fare le critiche, no? Ne possiamo anche parlare, siamo noi i primi a farle, ecco. Ciononostante, le critiche che vengono fatte sono nient'altro che luoghi comuni, giusto per sparare nel mucchio e, come dire, parlare contro i cattolici, contro Dio, contro la Chiesa, come fanno tutti i massoni, con lo stesso medesimo linguaggio da sempre, no? Alla Giusue Carducci, no? E questo credo che sia inaccettabile, specialmente da Allora, parte. critica. Ascolta No, dicevo, specialmente da Ugo, la persone. critica è una cosa, Appunto. l'infangare Esatto. è un'altra. Non chiariamo, perché c'è sempre l'uso delle parole. È sempre l'uso delle parole. Critica significa una certa cosa. Infangare, anche con informazioni false, arrivare al tuo filoquio è una cosa diversa. Sì, È una cosa diversa. Quindi, se uno vuol nessuno, fare l'accademico, se uno vuol fare esatto. l'accademico, ci metta un certo rigore nel fare le sue analisi. Non siamo al bar dello sport. Nessuno Non siamo al bar dello sport. di loro ha mai detto, Assolutamente. Se pur uno vuol fare sapendo. l'accademico, lo faccio bene. Quindi. Sì, no, dicevo, nessuno di loro ha mai detto, pur sapendolo, per esempio, che Ibn Ibrit ha, come dire, ha infiltrato la Chiesa e come dire, il Concilio Vaticano II ne è stata la conseguenza. Nessuno di loro lo sanno benissimo, no? Allora perché non ne parliamo di queste cose, come dire, seriamente, No, ma in modo guarda, guarda, l'onestà intellettuale è anche quello di parlare delle persecuzioni dei cristiani. Questi sono messi in testa, sto solito ritornello su cui c'è molta ignoranza. Tra l'altro, i catari, ne abbiamo parlato brevemente in un collegamento l'altra sera, con una persona che penso pubblicherò, in questi giorni, dove abbiamo affrontato, ma proprio di striscio, perché lo affronteremo molto bene, il problema. La questione dei catari, perché sui catari circolano un sacco di false informazioni. Poi ancora sto Giordano Bruno. E nessuno Mamma si mia. pone la domanda: ma come mai? Come mai l'evento, la ricorrenza è stata organizzata attraverso il Partito Radicale? L'iniziativa, l'ultima recente, su Giordano Bruno è stata organizzata dai radicali. Che sappiamo da chi sono finanziati, ma voglio dire, visto che fanno ricerche, perché non fate queste ricerche? Vedete da chi è stato organizzato questo partito, a chi è collegato, e cominciate a mettere insieme i puntini e a fare un bel disegnino. Non si dice nemmeno. Esatto. Non dico che lo sanno e non l'hanno detto, no, io non arrivo a dire questo, però quantomeno c'è una carenza di informazione. C'è una carenza di informazione, quantomeno. Tanti Elia, mi parla. accademici e gli sfugge un'informazione di questo tipo. Elia, mi parlavi di un video su Biglino l'altra volta. Ti
ricordi? Quella No, conferenza in cui Pinguino. vabbè, voglio dire, No, allora, no, ma parliamone, cioè, voglio dire. Biglino, Quella sì, anche qua conferenza. devo dire qualcosa. Biglino, però non facciamo, non mischiamo tante cose insieme, perché sennò No, poi non si no, capisce no, bene. magari una parentesi, perché Allora, comunque. dicevo, quindi si parla di unione, ma poi finisco. Allora, si parla, qualcuno mi ha detto in un video, si parla di ma perché ci si disunisce, perché non si unisce, perché almeno su alcuni argomenti, io ho spiegato perché. E io ho spiegato perché. Perché un giorno sì, e l'altro pure, insomma, si va addosso sulle religioni, i cristianucci, gli efficienti, hanno le gabbie mentali, non pensano alla loro testa, mentre invece il pensiero che hanno loro in testa è il pensiero massonico. Probabilmente ne Esatto. sono anche inconsapevoli. Ma è pensiero massonico, non è libero, qual è libero pensiero? Quel libero pensiero io trovo, risalgo a tutta l'origine di questo presunto libero pensiero. È un miscuglio, non c'è niente di nuovo sotto il sole, non c'è niente di nuovo, sono cose vecchie di migliaia di anni. E qualcuno Certo. dice libero pensiero, l'originalità del pensiero, ma qual originalità? Ma qual originalità? È Esatto. solamente un po' di presunzione, punto. Punto, perché si può confutare punto per punto da dove arrivano quelle, da dove arriva l'origine, le fonti di quel libero pensiero. Da dove arriva? Questo è un aspetto. Inoltre, dicevo prima, quindi quando si parla di unione si parla di aria fritta, quando si parla di compromesso si usa una parola, questa è una grande furbizia, parola su compromesso e non si specifica su che cosa. Il compromesso è darsi reciprocamente, cedere su qualche cosa per avere in cambio qualcos'altro. Io vorrei vedere perché bisognerebbe fare un compromesso con un certo movimento massonico. Allora, Esatto. evidentemente loro sanno di più, e se lo sanno di più, perché non informano i loro videospettatori? E allora Ecco. fanno la stessa cosa, fanno le cose in segreto. O avete dei motivi per appoggiare? La parola giusta è cedere, ci caliamo le braghe di fronte a questi perché non sappiamo che fare. Esatto. Quindi basta con i sofismi, ne abbiamo fin sopra i capelli. Noi siamo governati da sofisti. Adesso basta. Oh, arriviamo Esatto. invece, e questa è un'altra cosa che voglio dire. Biglino da tempo parlava di un confronto con teologi Esatto. cattolici. In realtà questo confronto, tra virgolette confronto, è stato fatto a Milano, mi pare. E io su un blog di accademici, è là che l'ho visto, c'era una prima parte di questo confronto di un'ora e mezza. Di un'ora e mezza. Vabbè, al confronto erano presenti, tra virgolette, tutte le religioni, mancava quella islamica. C'era un rabbino, poi c'era un ortodosso, poi c'era un valdese e poi c'era un cattolico, tra Che bella virgolette, perché entrata. con quello che ha detto, francamente, che il peccato originale è stato tutto un errore, e che l'inferno in realtà non esiste, questo l'ha detto il Cattolico, cattolico, no, tanto tranquillamente per... scegliere Ma loro, c'è quell'incontro, quindi tutto. questo filmato. Allora, no, ma a parte che era in un contesto in cui il pubblico erano tutti i tifosi di Biglino, applausi a Biglino e agli altri no, tant'è vero che la moderatrice ha detto, ragazzi, per un po' di educazione, fate un applauso anche agli altri, cioè non si può. Proprio un tifo da stadio, questi interrompevano, facevano domande, contestavano, ma quello che è importante è che questo video caricato dagli accademici su questo confronto arrivava esattamente, cioè finiva esattamente quando è intervenuto Emilio. Quando è intervenuto, lo hanno letteralmente massacrato. Quest'uomo che io stimo, ci mancherebbe altro, solitamente una persona educata, corretta, ha perso le staffe, è stato di un maleducato. Di un maleducato, interrompeva, offendeva, eccetera, eccetera. Questo, siccome gli accademici hanno sposato le teorie di quest'uomo, questa figuraccia non l'hanno pubblicata. Hanno pubblicato la parte del video in cui non c'era la figuraccia di Sarsi. Hai capito?
certo, troppo comodo, Sono eh. stato chiaro Ah, no, dico troppo comodo questo modo di fare. L'informazione a tutto tondo, eh. Senza censura, eh. Incredibile. La situazione è questa. C'è questo comune abbastanza diffuso sentire che tu se sei una persona intelligente, se sei intelligente non puoi essere cattolico. Ecco, No, ormai c'è no, questa equazione. Se no. tu sei intelligente non può essere cattolico. E no, ma veramente, ormai c'è questa, non si rendono conto purtroppo, bisognerebbe, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, bisognerebbe leggersi la storia, non quella scritta sui libri pubblicati e scritti comunque da ambienti che si rifanno sempre alla massoneria. E qualcuno No, dice, vabbè, ma si vede massoneria dappertutto. Non è colpa mia se la massoneria è dappertutto. Non è colpa mia se la massoneria ha in mano tutto, comprese le case editrici. Non è colpa mia. Poi, quando qualcuno invece dice che i mezzi di informazione sono in mano a qualcun altro, sempre agli accademici, questo lo può dire, questo è valido. Io sto dicendo esatto. che questa è un'istituzione. Il mondo universitario, le maggiori case editrici, e c'è l'arte e tutto il resto, eccetera. Televisione, È la tutto in mano a radio, questa gente. l'informazione. Ma non lo dico io, non lo dico io, un minimo di analisi. Altrimenti non saremmo in questa cacca. Perché questa è una società che è contro l'individuo. È contro l'individuo. E sto dicendo negli ultimi tempi, andate a verificare che cos'è esattamente il liberalismo, dove conduce. Il liberalismo porta a questo. Non il liberalismo a questo porta ad una società che è contro i suoi componenti. Ovviamente la massa, non quelli che sono in alto, no. Questo è, ci hanno messo secoli, secoli ad arrivare dove sono arrivati e ormai sono addirittura d'arrivo. Diceva un certo signore che il liberalismo si prefigge di fare in modo che tutto sia dello Stato. Perché il liberalismo tocca anche la proprietà privata. Ci vuole poco a capirlo, che noi diventiamo sempre più poveri. Poi Esatto. toccano a tutta una serie di altre cose, ma non ci dilunghiamo su questo. Quindi quando io dico che tutto è in mano ed è di cultura massonica, e purtroppo, come dire, io sono il responsabilità mia, il soggetto che mi trovo a fotografare. E non posso dire non lo fotografo perché è troppo brutto da vedersi. No, questo è io, questo fotografo. Se poi qualcun altro vuole mettersi come fa le fette di salame sugli occhi e vuole fare compromessi, ripeto, sofisma. Perché per dire compromesso tu mi devi dire in cambio che cosa hai, stai cedendo per ottenere qualcosa, perché sennò si chiama calare le braghe. E No, allora ma poi tutta questa galoppata negli anni di controinformazione, finisco, di controinformazione di questo e quest'altro, il grande risultato è calare le braghe di fronte, ma nemmeno di fronte alla grande massoneria, ma a un movimento che è emanazione della massoneria, quindi proprio una cosa sconcertante. Proprio ammainare completamente le bandiere, abbassarsi i pantaloni, mettersi a 90 gradi e dire siamo pronti. Ecco, No, ma poi questa è la sostanza. sì. Ti volevo far E notare una quindi, cosa. No, ripeto, basta con i sofismi. Adesso mi taccio e non dico più niente. no, no. Ti volevo far notare una cosa a proposito di quello che hai appena detto, no? Sul fatto del compromesso. Sì. Noi, se abbiamo visto, no? Proprio il Movimento 5 Stelle fu il movimento che, pur di evitare di andare al governo, no? Per fare i duri e puri, no? Non ha accettato nessun compromesso, no? Perché poteva benissimo scegliere di andare al governo, entrare dentro ed è dire vogliamo fare questo, questo, questo e questo, ed eventualmente, come dire, ottenere qualche cosa, ma che è meglio di niente. Oggi invece vediamo il Movimento 5 Stelle che cosa ha fatto, che si è limitato a parlare soltanto di stupidaggini, tipo il taglio degli stipendi, che poi non si sa dove sia andata a finire, perché poi sappiamo che sono andate a finire nelle banche e a chi sarebbero andati questi prestiti.
secondo comunque la logica bancaria, a noi non c'è dato sapere, no? Però loro i compromessi non li accettano. Ora, ho sentito in questo video che bisognava comunque stare dietro a questi movimenti, non dargli stare gonfiato sul collo, eccetera, eccetera, perché anche dal basso questo è l'altro. Ma sappiamo benissimo se c'è qualcuno in questo movimento, il Movimento 5 Stelle, che si azzarda ad andare contro la linea dei capi, no? Di Casaleggio e Co., evidentemente verrà estromesso quanto prima, in men che non si dica. Ok? Quindi come si fa a parlare di compromesso quando poi loro sono i primi a non accettare compromessi, ma a fare nulla poi alla fine, no? Perché poi cosa hanno fatto? Non hanno fatto assolutamente nulla. Se noi andiamo a leggere il programma che hanno presentato, con cui si sono presentate alle elezioni, che credo che sia ancora in giro online, non c'è assolutamente nulla. Un programma più idiota, cioè più banale, assurdo, come dire, che non tratta i principali argomenti, non esiste, no? Negli altri partiti, bene o male, forse qualcosa sulla carta si trova anche, no? Qui neanche quello, cioè, insomma, mi sembra veramente una grandissima presa per i fondelli. Io penso che queste cose si possano dire perché sono fatti questi, non sono opinioni, sono fatti. Poi, ovviamente, se poi le persone si accontentano di questi programmi, evidentemente vorrà dire che. Non so, ne prendiamo atto. Ecco, ti lascio la parola. Allora, io ho dedicato fin troppo tempo, anche video, eccetera, al Movimento 5 Stelle. In realtà non ne merita assolutamente niente. Noi non possiamo accusare il lupo di fare il lupo, capisci? Quindi è tutto tempo perso. Io sto qua ad accusare il lupo che fa il lupo. Il Movimento 5 Stelle è nato con un certo scopo, per cui non è che non sanno fare le cose. Non è che non sanno fare le cose, perché se non sapessero fare le cose non sarebbero riusciti nemmeno ad ingannare chi devono ingannare, cosa le sanno fare? Solo che fanno ciò che fanno, lo fanno perché sono messi là per fare quelle cose e non altre, non i Esatto. nostri interessi. Quindi dedicare tempo al Movimento 5 Stelle o ad altri che sono comunque questi partiti. Anche manifesti, anche a livello di amministrative, eccetera, una roba abominevole, veramente disgustosa, offensiva dell'intelligenza, di un'intelligenza media. Quindi stiamo perdendo tempo. Il Movimento 5 Stelle è quello che è. Il problema, sai chi è? Sai qual è? Il problema è che ci si avvicina da parte di tanti alla politica come ci si avvicina al calcio. Io scelgo una squadra per motivi, per motivazioni emotive. Mi piace, non che ci ragiono, ma mi piace. Certo. Dicono delle belle paroline, poi c'ha le facce pulite, sti ragazzi, eccetera, eccetera, no? Le facce pulite, fanno anche la rendicontazione degli Ma il scontrini, IBA. guarda come sono bravi. Invece, quello è stato un meccanismo creato per avere poi l'alibi, no, per avere poi l'alibi di far fuori i dissidenti che comunque avevano imbarcato, anche se non desideravano questo. Ma voglio dire, la responsabilità è del tifo. La Certo. responsabilità del tifo ci si avvicina purtroppo alla politica da parte di chi vuole capire qualcosa con lo stesso atteggiamento che ci si avvicina ad una squadra di calcio. Quella squadra può fare di tutto, ma tanto la mia squadra io la amo ugualmente. Questo succede con il Movimento 5 Stelle, ma questo succede anche in altri campi. Sta accadendo anche con la controinformazione. Io vedo su canali e blog di controinformazione delle linee editoriali che vanno verso il nulla. E dico, ma è possibile che tra i lettori o i video spettatori di questi canali non ci si rende conto che si va verso il nulla? No, anzi, c'è un'acclamazione. Questo veramente è sconfortante. Altro che spirito critico, altro che Madonna. spirito critico. C'è sostanzialmente, ripeto, lo stesso atteggiamento che c'è verso una squadra di calcio. Quella, la mia squadra, va bene comunque, eccetera, eccetera. È chiaro. Questo è, anzi, si sta andando verso una controinformazione
Qualcuno diceva, mi pare che lo diceva Auriti anche, no? Quando tu hai capito come funziona la moneta debito, puoi fare due cose: o puoi approfittarne o puoi denunciarla. Mi pare che nel mondo della controinformazione attualmente c'è qualcuno che dice: questo è un andazzo, io vedo come fare per trarne un qualche cosa, sostanzialmente. Può essere anche solo la visibilità, mettersi un po' sul piedistallo, fare il guru, fare il grande trascinatore, il grande pensatore o altro ancora. Questo è quello che sta accadendo, perché purtroppo chi guarda non ha assolutamente spirito critico e non si rende conto di come cambiano le linee editoriali, di come ci si barcamena in certe situazioni, di come si ricerca un equilibrio per conciliare gli opposti. È quello che sta accadendo. Io l'ho già detto in un altro video. È un momento, questo, veramente drammatico, in cui ci vorrebbe veramente un grande spirito critico. Qualcuno vuole parlare di unione, sì, ma uniamoci sulla base di qualcosa di razionale, non di luoghi comuni, e non di Certo. luoghi comuni. Ieri sera io facevo notare che in una certa diretta fatta da qualcuno c'era una signora che aveva detto appunto questa cosa, che insomma da loro c'è un certo personaggio che va a tenere una rubrica settimanale, questo signore è radicale ed è quello che ha organizzato l'evento con Giordano Bruno. Allora, siccome ho visto il commento di una persona che secondo me su tante cose No, ma poi è l'immancabile informata, gli ho detto: calcolatore, scusa, glielo eh. dici tu a questa signora che il Partito Radicale è quello che è finanziato. No, voglio finire. Il Partito Radicale davvero e da chi è finanziato. Questo, sai cosa mi ha risposto? Che lui non ha fedi e non ha orientamenti politici. E che vuol dire? Qua stiamo parlando di un'informazione pura. Questa informazione, non cosa c'entrano i partiti? Cosa c'entrano i partiti? Certo. Cioè, siamo arrivati veramente a robe che sono sconcertanti. A robe che sono sconcertanti. Altra roba sull'attentato a Bruxelles, voglio parlare anche di questo. Io mi sono permesso di dire: ma possibile che gente così preparata, che cura tutto nei dettagli, che non muove una virgola se non è pianificato, possibile che fanno circolare informazioni così, cioè, scusate, scusa, fotografie e video così spudoratamente, come dire, non reali, con un sacco di errori, con scene che sono quasi impossibili da certi punti di vista. E ho sollevato il dubbio che lo fanno apposta. Ho Certo. sollevato il dubbio che lo fanno apposta, ma siccome questo va contro questa mia, oh, se siete d'accordo, ditemi perché. Analizziamola, Io analizziamo. È un'idea, è un'altra motivazione ce un'osservazione, l'avrò, è un'intuizione, è quello che vogliamo. Elia, un'altra motivazione ce l'ho, secondo me. Ma non è la questione di entrare. No, dicevo un'altra motivazione. Potrebbe essere che loro facciano questo di proposito proprio per capire fin dove loro si possono spingere per vedere fin dove la gente comunque sopporta, come dire, testare il limite di sopportazione o il limite dell'ignoranza o dell'indifferenza, no, cioè della poca attenzione, dire noi riusciamo a fare questo. Ma sono, guarda, allora noi dobbiamo capire, ma dobbiamo capire, noi su queste cose possiamo fare delle ipotesi, Esatto, mentre le cose, ipotesi, ipotesi. purtroppo, uno dovrebbe andare sul posto, stare là 3-4 giorni, fare interviste a chi magari ci lavora all'interno di un aeroporto, magari a chi abita nei palazzi o comunque nei dintorni, chiedere ai tassisti, ad altri, fare un'inchiesta testimoniale. Ma non mi risulta, tutti sono nella stessa condizione che sono io. Cioè, dietro un tavolo, ma da dietro un tavolo non è che sia l'unica cosa finora che di una certa importanza, è che il Fatto Quotidiano farà un'inchiesta ai giornalisti per dire: questi, guarda qua che gente. Se tu parli di complottisti e dici: guarda che razza di persone, cosa si inventano, sputtani tutti i temi trattati dal cosiddetto mondo complottista. Non siamo noi siamo solo persone che tentano di capire questa realtà, a volte ci riescono purtroppo,
perché anche una sofferenza capire come stanno le cose, e poi di divulgare. Però hanno scelto giustamente, questo giustamente dal loro punto di vista, questo termine di complottisti, quindi il Fatto Quotidiano farà un'inchiesta giornalistica sui complottisti, per dire guarda che deficienti, questi qua andrebbero probabilmente rinchiusi, internati, fatti un TSO, eccetera, eccetera. È chiaro. Perché? Perché? Perché gli viene offerto del materiale talmente succulento, signoraggio, su quelli, sui complottisti, tra virgolette, che parlano di signoraggio. E su quello non la faranno mai un'inchiesta. È chiaro? No, no, infatti. Infatti. Va bene, ho parlato troppo, ti No, no, ascolto con ma piacere, vai. hai detto delle cose che condivido al 100% e quindi non posso che essere contento di quello che hai detto, perché voglio dire, qualcuno prima o poi le deve dire, no? Perché vedo che quasi nessuno le dice, no? Con questa chiarezza, senza peli sulla lingua. Non so. Quindi il nostro invito qual è? Si potrebbe fare qualcosa. Si Come? potrebbe fare qualcosa. Sì, si Però potrebbe. si potrebbe fare qualcosa. Però, e questa è una cosa che ho detto diverse volte, però ci vorrebbe un'organizzazione, che parolaccia, tutti i liberi pensatori capiranno organizzazione. Gerarchia. Gerarchia non è una parolaccia. Significa che c'è, si chiama catena di comando, così viene chiamato in termini tecnici, con unità di comando, dove ci sono delle persone specializzate che si occupano di varie funzioni. La cosa migliore è avere uno specialista in ogni Aspetta, area. Facciamo l'esempio: chi si occupa dei filmati deve essere uno specialista. Chi si aspetta. Esatto. occupa di fare conferenze dovrebbe essere uno specialista. Chi si occupa di raccogliere quattrini, chi si occupa di autorizzazioni per fare manifestazioni, chi si occupa di organizzare il gazebo e chi si occupa di... Capisci? Ognuno specializzato che rende conto a qualcun altro, non lo faccio se ho voglia o quando voglio, perché questo è il mondo attualmente di chi vuole, come dire, contrastare questo sistema. Certo. Eccetera, eccetera. No, ma Quando qualcuno che conosco tentò di organizzare qualcosa attraverso Facebook, diede l'appuntamento a un certo numero di persone in un certo posto, mi pare che 1.000 dissero: noi ci saremo sicuramente. E dice: cavolo, ci sono tutti questi e non li mettiamo. Il giorno del grande raduno ce n'erano 7-8. Ecco, questo è il mondo col quale noi abbiamo a che fare. E bisogna dirsene queste cose, no, ma poi perché lì. si è capito qualcosa, ma non si è capito dove arriveremo, No, ma dove Elia, ci porteranno. scusami Elia, riconducendomi al video in questione, no? Ho sentito che molte volte è stato detto, molte, insomma, diverse volte è stato detto, ah, se non volete fare questo, se non volete andare a votare, allora dovete fare la rivoluzione. Allora, io voglio capire, queste persone che dicono, ah, sì, hai ragione, in che modo si fa questa rivoluzione? No, che ce lo dicano. Perché non fanno una bella conferenza, una bella intervista o come dire, un video dove ci spiegano che cosa dobbiamo fare nei fatti, la rivoluzione? Cosa prendiamo il forcone in mano e andiamo per strada? Non lo so. Come si fa la rivoluzione oggigiorno? Facendosi massacrare dai poliziotti, mi facciano Ma chi capire vuole per la arrivare rivoluzione? dove Io non poi. voglio, io non voglio la rivoluzione. Io non voglio la rivoluzione. La No, ma rivoluzione, la la rivoluzione rivoluzione è un intellettuale, classico no? strumento che hanno usato loro. Quindi già chiamarla rivoluzione già non mi piace. Non No, mi no, ma piace allora. rivoluzione. No, ma Rivoluzione è uno strumento che hanno usato Elia, loro. Hanno usato le rivoluzioni in tutti i campi per fare quello che hanno fatto. Elia, io sono d'accordo con te. No, però loro, siccome hanno detto questo, che ci dicessero come farla. La domanda è, cari accademici, ci dite che cosa dobbiamo fare la rivoluzione, ma non così. No, ditecelo, perché non abbiamo capito che cosa, in che modo. Partiamo dai fatti, come ci si organizza, dai. Perché è troppo facile parlare, ma poi nei fatti. Per me Ecco.
Per me la rivoluzione, io penso che non mi piace assolutamente la parola rivoluzione, perché la rivoluzione l'hanno usata gli altri, quelli che sono Ma contro poi di noi. l'hanno fatta Noi anche gli dovremmo altri. usare ben altro che la rivoluzione. Esatto, ma Noi io. dovremmo, ma questo già l'ho detto. Sì, ma non appartiene al nostro mondo la rivoluzione, No, tanto no, per no, essere chiari. certo. Anche Io guarda, non si sa come sono state ho usate le solo rivoluzioni. usato un C'è una sola pugnale. rivoluzione che sia andata mai, mai a vantaggio di un popolo. No, certo. Una sola rivoluzione che sia andata mai a vantaggio di un popolo. Non esiste una rivoluzione fatta dai popoli. Tuttavia No, no, esiste una ma rivolta, c'è una la mia ribellione Elia, ma io organizzata. sono d'accordo, condivido pienamente. La mia era una domanda. Era una domanda a questi qua, a questi accademici, perché loro hanno detto questo. Allora, perché non ce lo dicono? Così poi dopo commentiamo anche quello che dicono, no? Che cosa vuol dire fare la rivoluzione? Per me la rivoluzione oggi, cosa vuol dire Allora, fare la rivoluzione? La rivoluzione oggi bisogna, come dire, organizzarsi intellettualmente e partire dal pensiero su quello che si vuole, ma intellettualmente, non andando a prendere armi o andando a non so che cosa. Cioè, come dire, la migliore rivoluzione è quella intellettuale, del pensiero, dove c'è onestà di pensiero, dove c'è la vera libertà, con una scala di valori vicino al nostro mondo, quindi a quello che è il cattolicesimo, il cristianesimo. Partiamo da quello, perché non esiste altra rivoluzione. scusa Ugo, un vero cambiamento del pensiero, tu ce l'hai solo se ti poni la domanda fondamentale: qual è il destino dell'uomo? Allora, Esatto. un cattolico. E questo è ovviamente, se tu sai, non credi, ma sai che il destino dell'uomo è un destino sovrannaturale, ti cambia tutta la prospettiva. Esatto. Ti cambia interamente e sai che questa vita sovrannaturale tu ci arrivi se poggi la tua vita, quindi le tue scelte, le tue decisioni, su determinati principi. Quindi, se non ci sono alla base dei principi solidi, che tipo di società vuoi costruire? La cristianità, quando dice parlo sempre di medioevo, io non è che ne parlo, è storia, abbiamo le tracce. Abbiamo le tracce dell'arte, abbiamo le tracce ancora delle cattedrali, abbiamo le tracce di come viveva queste persone, abbiamo le tracce di tutto. Allora, io non è che ne voglio parlare, è obbligatorio parlarne, cioè, è reticenza non parlarne, perché quello è stato un modello. Ripeto, non è che lo possiamo ricostruire esattamente così com'era, però possiamo capire la struttura. Possiamo capire i principi fondanti e quantomeno studiare i principi fondanti. Questa Esatto. società non ha, diceva un famoso padre, sempre quel padre del 1800, che una società liberale, che arriva dal naturalismo filosofico e politico, una società liberale non ha nessun principio, anzi diceva, l'unico principio che ha è quello di non avere principi. E noi poi ci lamentiamo se i politici rubano, tanto per dirne una, se non c'è più umanità, se non c'è più solidarietà, se non c'è Certo. più niente. Certo, questa società si basa su questo. Bello. Si Esatto. basa sull'allontanare, l'ho detto anche in un altro video fatto di recente, di proprio scindere dal governo di un paese. La morale non c'entra, la morale la fa chi governa, oppure chi pilota e chi governa. È loro che decidono bene o male. È loro che decidono addirittura ciò che l'uomo deve essere o non essere, l'uomo inteso come essere umano. Quindi vogliamo ricominciare. Se non troviamo dei principi fondanti, ma che non li dico io, sono quelli che hanno fatto grande questa Europa, noi non ne usciamo. Ma stranamente sono proprio quei principi oggi ad essere contestati anche da quelli che vanno contro questo sistema. O che sì. Come dire, si piccano di dire che vanno contro questo sistema, ma contestano tutto ciò che. Quindi, ancora una volta un'organizzazione, ancora una volta una gerarchia,
ancora una volta gente preparata, scrupolosa, ancora una volta dei principi fondanti, ma tutto questo manca. Qua parliamo di moneta, solo moneta. Non parliamo di queste cose. E quando si parla di qualcuno che sembra veramente che tiri fuori il coniglio dal cilindro, ti dice, beh, facciamo rispettare la Costituzione. Quando in realtà la Costituzione non è uno strumento nostro, non l'abbiamo voluto noi. Certo. Una società si basa sui principi di fondo che sono sentiti da chi vive in quella collettività, non che glieli metti su un pezzo di carta, essere vissuti, sentiti come giusti, doverosi. Una volta c'era il senso di colpa, diceva qualcuno. Quando non ti comporti bene, hai il senso di colpa. E Sapevi che dovrei rendere come in un video conto. dell'altra sera. Ecco, quindi di che parliamo? È talmente tanta la distanza tra noi e questo mondo di controinformazione, ma talmente, non che non si potrebbe fare qualcosa. Però ripeto, il mondo della controinformazione è in larga parte fatto da gente che guai se tu parli di organizzazione, guai se parli di gerarchie, guai se parli di principi fondanti che non si è lì. Ciascun cazzone può dire la sua, scusa, anche se non è preparato. Esatto. Ma dove E si questo è arriva? parlare di Cristo, no? Qua. Inoltre, la gente, la famosa la gente, non è in grado di capire. Questo va detto una volta per tutte. Sperare che la gente capisce, sperare che una formica voli, cioè è una cosa impossibile. Il popolo ha bisogno di pastori, il problema è che tipo di pastori ha. Se buoni pastori o cattivi pastori, perché in altre epoche quando i pastori erano buoni, il popolo li seguì. Purtroppo il popolo non è capace di capire buoni pastori e cattivi pastori, perché si lascia incantare dalle apparenze, dalle parole, dalle apparenze. Certo. E questo è il dramma. Quindi gli italiani capiranno mai, ma non solamente gli italiani, tutti gli europei. Perché qua non è un problema solamente dell'Italia. Qualcuno dice gli italiani sono dei coglioni, non sono No, solamente gli no. italiani. Paesi che vengono ritenuti molto più avanti di noi stanno accettando addirittura qualcosa di peggio rispetto a che stiamo accettando noi. Anzi, in Esatto. Italia su certe cose gli stanno andando a rilento. C'è stata tutta la sceneggiata di unioni civili con un'adozione, non adozione, eccetera, eccetera. Alla fine hanno portato a casa esattamente l'obiettivo che volevano. Esatto. No, no, Hanno ma fatto finta che c'era un compromesso, no, sì, ma va bene con le unioni, ma non con le adozioni, ma questo era qualcuno l'obiettivo che diceva che in volevano Italia, portare avanti. Elia, qualcuno diceva che in Italia certe cose non vengono fatte perché c'è il Vaticano, no? C'è la Chiesa. Hai capito? Qualcuno qualche accademico, eh? Un po' pennuto. Vabbè, ma la Hai Chiesa capito? per loro è responsabile di tutte le disgrazie dell'umanità. No, Io no, purtroppo te l'ho detto, perché la io ho Bibbia è fatto una. notare solamente qualche La Bibbia o. sofisma, ho fatto notare No, le no, contraddizioni. perché la Bibbia o è quello che dice Biglino, o altrimenti è un libro di favole. Non esiste la terza via, capisci? Poi o parliamo di Ma extraterrestri, non torniamo, illuminati. guarda, veramente, ti prego di non tornare su. Ti No, 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 per prego carità. di non parlare di Biglino, non mettiamo troppa carne a fuoco, No, sennò viene un disastro. no, Io scusa, invece no, voglio era dire, tua. una cosa. C'è invece una persona, c'è una persona che stimo, per la passione che ci mette in quello che fa, per l'autenticità che ci mette in quello che fa. Che ha tirato fuori, anzi, un'iniziativa per me lodevole. Sto parlando di Ubaldo Croce, che ha tirato fuori veramente un'iniziativa per me lodevolissima. Purtroppo si è dovuto rendere conto anche lui che la gente non è quello che si pensa. Esatto, ma chi è? Io mi auguro che riuscirà ad ottenere o a realizzare ciò che si è prefissato. La vedo Chi è? dura, ma non perché sono pessimista, ma perché ho sperimentato già determinate cose. Quindi mi dispiace, da questo punto di vista io stimo sicuramente Ubaldo, tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscerlo, una persona piacevolissima, una persona di una grande carica umana. Mi ha veramente stupito.
Se per lui la rivoluzione francese non è stato un beneficio, proprio, beh, insomma, che lo dica più chiaramente, ma sono piccoli dettagli. Per il resto, quella sua iniziativa mi trova assolutamente d'accordo, la ritengo un'iniziativa lodevole, anzi ritengo che andrebbe pure appoggiata come tipo di iniziativa e questo, quindi parlare di accademici forse in generale Non ho è capito sempre di chi parli. sbagliato. Elia, di chi Certamente parli? non... di Ubaldo Croce, parlo di Ubaldo Ah, ecco. Croce, parlo di Ecco, Ubaldo qual è Croce. l'iniziativa? Scusa, che non sono a Di conoscenza. Ubaldo Croce, di Ubaldo Sì, no, ma Croce. quale iniziativa? Che E non ho allora vai capito sul suo qual è. canale. Lui, insomma, basta che andare sul canale poi troverete dei video con qualcun altro, là magari Va bene, non magari sono mi più dici d'accordo poi con qualcosa. Ubaldo, ma per quanto riguarda la sua iniziativa Lavoro e Socialità, io la trovo un'iniziativa meritoria che andrebbe certamente divulgata, ma bisognerebbe anche aiutarlo a fare in modo che questa iniziativa possa prendere piede e attuare quella che è la sua missione. La missione è anche la missione che si è dato Ubaldo, che dice: vabbè, io non è che sono qualcuno, però insomma ci ho messo questa idea, ci metto anche il mio tempo, da solo non posso fare niente. Però ripeto, è un'iniziativa che mira a promuovere un certo tipo di cultura, mira a promuovere determinate informazioni, mira ad aiutare magari anche delle persone. È sbagliato anche il termine, che poi non tutte le persone sono uguali. Certo. Questo è quello che avevo da dire. Torno un attimo a prima, poi dico solo questa. Quando si dice noi facciamo sull'analisi, eccetera, eccetera, e avevamo detto del Movimento 5 Stelle, a parte che non è vero, ma io ricordo, tanto per dire, no, le grandi analisi, ma non voglio fare polemiche, solamente sto dando un'informazione. Io ricordo all'epoca delle elezioni del presidente francese Hollande, da parte di uno degli accademici più elevati, si inneggiò alla elezione di Hollande. Ho ancora le mail che testimoniano questo. Osai dire, ma per me non cambia niente, fa parte del solito. E allora fui anche accusato che insomma io non sono capace di fare analisi di questo tipo, perché la geopolitica si include Geopolitica. tutto. La geopolitica è un contenitore unico in cui mettiamo tutto. No, perché era chiaro, no? Era chiarissima anche quella cosa. Come adesso, per esempio, sono stato criticato anche perché non mi va bene Putin. Ma Putin non è che non va bene a me. Ci sono delle informazioni su Putin. Ci sono delle informazioni. Dobbiamo far passare 2, 3, 4 anni per capire che abbiamo sperato inutilmente. Fa parte degli stessi poteri. La Russia non ha la sovranità monetaria. Come fa un paese a contrastare altri paesi che, quando non ha la sovranità monetaria, quando qualsiasi guerra ti costa indebitati e quindi sei stritolato e sei gestito poi dagli usurai. Questo è un discorso talmente elementare. Il disegno è fare in modo che queste due potenze si distruggano a vicenda. Si distruggono a vicenda, non lo dico io. Lo diceva qualcuno già all'inizio del 1900, in un Certo. libro, non un piccolo libro, ma un libro abbastanza copioso, Esatto. a far distruggere reciprocamente queste due potenze, superpotenze. È semplice. Poi dice: non gli sta bene a me, ma non è che non mi sta bene a me. Se una cosa è così, io non ci posso fare nulla. Mettete insieme le informazioni e vedete correttamente. Le mettete proprio allineate sul tavolo, ecco, di mettere queste informazioni, un foglio per ogni informazione. Riempite un tavolo e poi dite: dove arrivo io con queste informazioni? Arriva a capire che è una sceneggiata anche quella, che deve essere però credibile, è certo che deve essere credibile. Ci deve essere veramente battaglia, ci devono essere realmente delle cose, perché queste hanno fatto sempre così. Certo. Non è che fanno No, ma diversamente.
Per anni abbiamo creduto alla destra e alla sinistra, ma No, ma perché poi l'apparenza era quella. è Poi i lì. partiti realmente si fanno la lotta tra loro, No, certo, Elia, quindi. ma poi ti volevo dire proprio appunto su questo argomento. Proprio Giampaolo Pucciarelli su questo è stato chiaro, no? Ha scritto anche un libro. Ha detto che comunque la Russia, l'Unione Sovietica è frutto della, come dire, della mente occidentale, della mente di alcuni massoni occidentali che miravano appunto a indebolire l'economia per non avere un competitore mondiale economico forte contro gli Stati Uniti e si sono inventati come dire, questa Unione Sovietica, no? Quindi questa dittatura di sinistra comunista. E di questo addirittura se ne parlava appunto nel libro di Pucciarelli, quindi non è una cosa che a questi accademici è sconosciuta, no? Mi sembra che in più di un video si parla di questo, eppure ancora adesso si sente dire appunto quello che hai appena detto tu su Putin, come dire, come nel Movimento 5 Stelle, questo falso buonismo, queste false buone intenzioni, come se certe cose nella storia non avessero mai insegnato niente, no? E quindi siamo sempre lì a sperare, come dire, ci fanno vedere la Guarda, carota e noi, io. poveri scoiattoli, a cercare di prendere la carota o la nocciolina e loro si fanno i fatti loro, no? Sulle nostre spalle. Detto proprio in modo contadino, no? Come dici tu. Guarda, io non conosco il pensiero di Pucciarelli. No, ma ha scritto un libro, no, su Non questo. conosco il pensiero di Pucciarelli su Putin, nemmeno ho letto il libro. Ma non posso leggere tutto, qua io ho almeno 50 libri che aspettano di essere letti, e dico pochi, ma non sto dicendo la verità, quindi seleziono un po' gli argomenti, dove per No, me ma la ci cosa è mettiamo ormai fra che che loro chiara, che ma non perché l'ho sanno queste studiata prima, cose. ho raccolto le informazioni che devo raccogliere. No, No, volevo dire che se Pucciarelli dice questo, io sono d'accordo con Pucciarelli. No, ma appunto, no, ma io volevo dire, adesso non per entrare nel merito dei libri di Pucciarelli, ti volevo solo sottolineare che nonostante loro conoscono questo punto di vista, poi alla fine parlano ancora di Putin. Ma insomma, che succede? Parlano ancora di Putin. Ma dico, allora, Pucciarelli ha parlato in accademia, ha fatto i video, e allora, insomma, queste informazioni sono andate perse? Non lo so. Beh, ma sono teste diverse, Vabbè, allora. sono teste diverse, analizzano probabilmente fatti diversi, lo analizzano, quando la persona analizza qualcosa, lo analizza con già le cose che ha in testa, spesso ti rendi conto, magari anche tu, parlando con delle persone, tu gli dici una cosa e queste la trasformano in qualcos'altro perché la adeguano a ciò che già avevano in testa. Quindi Esatto. succedono queste cose, però ripeto, se Pucciarelli pensa questo di Putin, e allora la pensiamo uguale, insomma. Io non l'ho letto il No, libro, ripeto, certo, perché assolutamente. uno deve dare anche priorità alle cose che legge. Io in questo periodo sto leggendo di altro e credimi, veramente, più si va avanti, più le cose sono chiarissime, più si scoprono storicamente delle cose incredibili, ma anche dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista religioso. Perché? Perché? Perché, già l'ho detto un'altra volta, me lo ripeto, le direttrici lungo le quali si sono mosse per arrivare, sono mossi anzi per arrivare dove sono arrivati, è la direttrice religiosa, quindi quella morale, poi c'è quella politica, ma non intesa come la intendiamo noi, come la intende la gente comune, la politica, poi c'è quella giuridica, poi c'è quella economica. Quindi qualcuno che vuole capire deve percorrere queste quattro vie e deve capirci un po' in tutte e quattro le vie. Quindi quella Esatto. religiosa, cioè morale, quella politica, non la politica di tutti i politici, questa non è politica, questa non è politica, è qualcosa di dato, ma anche perché i nostri governanti sono dei semplici amministratori, non possono decidere niente, non abbiamo la sovranità, quali hanno deciso di essere servitori, quindi non c'è politica, quale politica. Poi ripeto, c'è l'aspetto giuridico e alla fine c'è l'aspetto economico. E caro, se non c'è politica e non c'è una giusta legge, naturalmente anche gli aspetti
economici sono travisati, sono alterati, sono inquinati, sono velenosi per un popolo. E infatti l'attuale sistema economico-finanziario sta avvelenando i popoli. Li sta depredando, li sta facendo morire lentamente, a tutti i livelli, a tutti i livelli, a livello intellettuale, a livello morale, a livello culturale, a livello di costumi, a tutti i livelli. Questa è la realtà. Se A livello di qualcuno me la può identità, contestare o vuole contestarmela, stiamo vedendo. parliamone. Ma è un dato. Io direi di Certo. chiudere qua perché sennò diventiamo Sì. veramente già così. No, anche perché adesso è arrivata Siamo mia andati mamma. fuori. Deve passare. Bene. Allora, chiudiamo. Saluta, ti saluto, ciao, stai bene. Ciao Elia. Allora, va. Chiudi la dire. Alla A prossima, tutti. ciao. Ciao Elia. Fatto.